Jacopo Poli, se dovessimo parlare di cambiamento, lei ne ha fatto uno importante, penso, nella sua vita, quando forse ha deciso di tornare nell'azienda d'origine. I miei amici mi continuavano a dire: ma tu sei fortunato perché hai già un lavoro, noi ce lo dobbiamo cercare, ma la domanda che mi facevo era: che cosa avrei fatto della mia vita se non fossi nato in questa famiglia? Ed è per questo che sono andato a cercare altre attività. E ne ho trovate. Stavo poi capire dall'esterno che quello che volevo fare era proprio occuparmi di questa azienda. E devo dire però che quella che era una forma di eredità è diventata una scelta. E il mio approccio nei confronti delle cose che sto facendo è stato completamente diverso. Ecco, io sono tornato a casa con delle idee di cambiamento e ho trovato grosse difficoltà all'interno della famiglia. Perché laddove il mercato era disponibilissimo ad accogliere il cambiamento, non altrettanto avveniva all'interno dell'azienda, dove c'era sempre la famosa frase «abbiamo sempre fatto così». Ed era il motivo principale per cui litigavo con mio padre. Litigi che ci hanno portato a un certo punto a scontri piuttosto frontali, che mi hanno poi costretto anche a distillare di notte mentre lui distillava di giorno. E devo dire che poi a un certo punto mio padre, vista anche la mia tenacia e la mia capabilità, ha capito, ha ceduto, ma non tanto per una convinzione, perché vedeva che c'erano dei buoni risultati, ma soprattutto perché era il mercato che gli diceva che quello che stavamo facendo andava nella direzione giusta. È un cambiamento riferito al mercato ed è un cambiamento che però guarda sempre al passato. Il modo di produrre artigianale era considerato vecchio, obsoleto, era considerato una palla al piede, ma dava dei risultati positivi. Quello che io ho fatto semplicemente è stato utilizzare la stessa tecnologia con un'ottica diversa. Il successo si può riassumere in poche parole? L'azienda si fonda su tre pilastri. Uno è proprio la famiglia, il secondo è l'artigianalità e il terzo è la cultura. La famiglia come depositaria di valori, valori tipici della volontà di fare bene. Poi l'artigianalità, che è un modo di concepire il lavoro, un modo di pensare il lavoro, un modo di mettere in primo piano l'uomo rispetto alle attrezzature e alle macchine. E infine la cultura, perché se noi vogliamo andare da qualche parte dobbiamo avere in qualche misura chiaro che cosa c'era prima di noi. La cultura significa anche fondamentalmente ricerca, significa umiltà, significa indagare, significa interrogarsi, significa sì, pensare al futuro ma avendo le radici ben piantate nel passato. Ma molto spesso si pensa che il passato sia vecchiume. Il passato va considerato, va analizzato, va problematizzato, va onorato, va rispettato, va valutato, va possibilmente migliorato. Questo è quello che cerchiamo di fare. E quelle chiavi del successo della vostra azienda possono essere quelle che possono ancora salvare questo paese? E se per artigianalità intendiamo la capacità di creare bellezza, no? Se per famiglia intendiamo la volontà di preservare certi valori, se per cultura intendiamo la volontà di diffondere questi valori, credo potrebbero essere tre aspetti che ben si presterebbero anche ad altri settori e un ambito molto più ampio di quello in cui noi li interpretiamo. Futuro significa parlare anche di nuove generazioni, di giovani. Un consiglio che lei si sente di dare ai giovani? Credo di poter dire che ci vuole coraggio e voglia di provare
molta tenacia e molta costanza, ma anche il coraggio di prendere a volo la fortuna un po' di intuito. Direi coraggio, ci vuole del coraggio.